in quanto queste sono un prodotto dell'analisi filosofica del curatore con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, prima di iniziare la trasmissione diciamo questo, l'ultima notizia che è venuta fuori da Rignano Flaminia, il paese delle persone arrestate per pedofilia, no? Dell'asilo. Il tribunale del riesame li ha messe fuori, cioè li ha messe fuori di prigione. Cioè, questo comunque in ogni caso non cambia assolutamente niente sulla questione sociale del problema, anche perché vi ricordo che c'è anche il tizio cosiddetto padre fedele, fu rimesso fuori in libertà dal tribunale del riesame e la Cassazione praticamente ha bocciato il tribunale del riesame. Qui non si tratta comunque in ogni caso di quella che riguarda la verità giudiziaria, si tratta della verità sociale, cioè di cosa implica e cosa succede quando praticamente lo stupro di minori, lo stupro di bambini è a livello sociale, a livello massificato. Pertanto non cambia assolutamente il senso della trasmissione precedentemente fatto e quello che si voleva dire. Nelle vicende giudiziarie si muovono molte cose anche diverse. Esiste una verità giudiziaria per cui io sono stato condannato in due processi pur essendo assolutamente estraneo ai processi stessi, per cui non è questo importante assolutamente. Naturalmente i magistrati faranno il loro lavoro con tutte le pressioni e tutte le situazioni che si troveranno a dover affrontare, e questo è un problema che riguarda loro, che riguarda la loro gestione della giustizia. Quello che invece a noi interessa è la gestione sociale, cioè la gestione della vita degli uomini, e questo che è importante. Bon, detto questo, ricordo allora che stasera i Pagani Vicca si ritroveranno a Montegrotto Terme in via Aureliana presso il pub In Bulk alle 20:30, è un incontro informale chiaramente, dove non è assolutamente, non esiste un tema ed è un incontro conoscitivo. Un'altra cosa che volevo aggiungere è che allora il giorno Venezia mercoledì 16 si terrà una conferenza a Venezia dal titolo Il processo contro la Chiesa Cattolica, e la conferenza sarà tenuta da Luigi Cascioli e si terrà alle ore 17:30 presso la scoletta dei Caleghieri a San Tomà. Allora, mercoledì 16 presso la scoletta dei Caleghieri di San Tomà alle ore 17:30 ci sarà Luigi Cascioli che terrà la conferenza dal titolo Il processo contro la Chiesa Cattolica. Ok, questo è un messaggio che mi è arrivato da pochi minuti, cioè mi è arrivato oggi da Franco e la notizia sta girando in internet. Bene, andiamo avanti ora per concludere quello che è il discorso sulla percezione. Abbiamo iniziato a parlare della percezione, no? Essenzialmente il concetto era percezione stregoneria, sulla formazione della percezione e la selezione dei fenomeni percepiti. Abbiamo cominciato questo discorso esattamente il giovedì 5 dicembre e siamo andati avanti fino al giovedì di due settimane fa, in cui ho affrontato l'ultimo argomento, l'argomento un po' pesante, effettivamente fatto anche in maniera molto molto veloce e molto intensa, che trattava dalla sessualità disturbata al dominio del machismo omosessuale. Ebbene,
cosa vuol dire trattare il tema sulla formazione della percezione e la selezione dei fenomeni percepiti? Significa fare uno dei discorsi fondamentali di stregoneria. In pratica abbiamo visto come la percezione dei fenomeni, cioè la percezione del mondo, inizia fin dalla pancia della madre, anzi inizia ancora prima, ma lasciamo perdere, cioè dobbiamo iniziare da qualche parte, e inizia come adattamento del feto alle sollecitazioni emotive che provengono dalla madre. Sollecitazioni emotive che arrivano al feto sia come stati psichici, ma anche come tradotti in termini fisici, cioè in sostanze alimentari, in rilascio di endorfine, in rilascio di tutto quello che è, diciamo così, l'apparato fisiologico della madre, che si sviluppa e si modifica quando la madre affronta le contraddizioni della vita. E qui abbiamo, dal punto di vista del feto, le prime risposte a quelle che sono le sollecitazioni al mondo della madre. Però il feto nella pancia della madre si modifica, e da un sentire che c'è nella pancia della madre esiste un altro sentire nella primissima infanzia, cioè appena mette fuori la testa dalla vagina della madre. E qui abbiamo un processo particolare di apprendimento e di elaborazione della propria percezione, perché immediatamente, come il feto mette fuori la testa della madre, potrebbe percepire il mondo in milioni di modi diversi, pur avendo avuto un imprimatur, una impostazione della percezione nella pancia della madre. Ebbene, fin dal primissimo istante abbiamo un'operazione che fa il bambino di selezionare i fenomeni del mondo in base alle risposte che riesce a dare e in base alle risposte alle sue risposte dal mondo in cui vive. E qui esiste tutta una selezione della percezione che è vastissima. Voi tenete presente che dentro di noi abbiamo la capacità di percepire il mondo fin da quando eravamo nel brodo primordiale, fin da quando eravamo dei piccoli topi, in modi completamente diversi da quelli che lo percepiamo in questo momento. Bene, però quei modi non ci sarebbero utili, non sarebbero funzionali alla nostra vita, alla nostra esistenza. Pertanto esiste tutta una serie di meccanismi di programmazione in base a sollecitazione, risposte a sollecitazioni, risposte, c'è un meccanismo di per cui l'individuo si modifica e si adatta alle situazioni che vive. E chiaramente abbiamo degli individui che vivono in situazioni molto forti e molto fertili, cioè capaci di alimentare la loro intelligenza, la loro curiosità, la loro capacità di affrontare il mondo, ed esistono individui che vivono in ambienti invece che li soffocano, che li chiudono entro recinti, che ne limitano il numero di fenomeni, per cui limitano la loro capacità di adattarsi al mondo, ai fenomeni e anche alla qualità dei fenomeni, per cui hanno una qualità povera. E naturalmente questi individui faranno più fatica. Perché? Perché i tempi di apprendimento di un bambino molto piccolo, di un bambino appena nato, sono velocissimi. Cioè la quantità di dati che apprende un bambino piccolissimo è infinitamente più grande di quella che apprende un bambino a 3 anni, 4 anni, 5 anni e 6 anni. Cioè le capacità di apprendimento dei bambini sono eccezionali. E se voi sollecitate il bambino, e sollecitare il bambino non significa usare le parole a dirgli al bambino devi fare questo, devi fare quell'altro, ma voi lo fate in presenza del bambino e ritenete importante farlo, e il bambino vi risponde. Vi faccio un esempio abbastanza semplice anche con la mia esperienza personale. Io ho una figlia che adesso ha 25 anni, sta facendo la seconda laurea. Ma fin da primissima, appena nata,
è sempre stata sollecitata con io e mia moglie, che avevamo sempre libri in mano, gli raccontavamo continuamente storie leggendole dal libro, e eravamo appassionati di libri, di dati, di parole. E fin da quando ho cominciato a muovere le dita, gli avevo dato fogli, carta, e gli abbiamo fatto le cose e le facevamo assieme. Cioè, lei era partecipe anche alle nostre letture. E sta di fatto che praticamente le lettere, mi ricordo, le ha imparate nel primo anno di vita, ha imparato a leggere nel secondo anno di vita. E dopo 15 giorni che ha imparato a leggere, si leggeva già le storie. Fate conto che si è letta Il Signore degli Anelli a 6 anni, tanto per fare un po' di conti, insomma. Cioè, lei andava all'asilo nido, che già sapeva leggere, andava alla scuola materna, che già sapeva leggere, e ha fatto delle scuole splendide, insomma, cioè, ha fatto degli apprendimenti splendidi. Per cui significa che la capacità di apprendimento del bambino è altissima. Purtroppo il cristianesimo ci insegna a soffocare il bambino, perché il bambino è stupido. Noi siamo sapienti, noi abbiamo la capacità, noi siamo costruiti di immagine e somiglianza di Dio. Il bambino deve crescere, obbedire, essere sottomesso. Ecco, con questo atteggiamento si soffocano le capacità di apprendimento del bambino e le sue capacità di selezionare la propria percezione in base ai fenomeni del mondo. Poi abbiamo visto la percezione nella prima infanzia, abbiamo visto un'altra tipologia di percezione, il risveglio di altri interessi e le necessità di affrontare il mondo, che purtroppo spesso vengono castrate da genitori che preferiscono chiudere i ragazzi entro una bambagia o una protezione, anziché avergli fornito prima gli strumenti per affrontare la vita e dopo mandarli ad affrontare la vita. Abbiamo parlato anche di come si seleziona la percezione in base al primo dato fondamentale, che è la capacità empatica dell'uomo, cioè la capacità di interagire, di soggettivare, di vivere assieme agli oggetti del mondo. Noi non siamo separati dal mondo, come quando eravamo nell'utero di nostra madre, così oggi siamo nell'utero della natura, siamo nell'utero degli oggetti della natura, e in quest'utero noi stiamo incubando un altro essere dentro di noi, il nostro Dio. Per cui noi, in realtà, la nostra capacità empatica che abbiamo costruito in pancia della madre, su questa capacità empatica vengono via via a strutturarsi i nostri sensi. Prima i sensi, chiamiamoli più antichi, poi via via i sensi più specializzati, finché noi apparteniamo a una specie che fa della vista il senso principale e il senso su cui andare a concentrare quella che è la percezione del mondo. Tutte le percezioni del mondo che noi abbiamo si traducono in senso visivo, e questo vale anche per le persone cieche, insomma, non solo per le persone che vedono. Abbiamo parlato della capacità extrasensoriale e abbiamo fatto molte trasmissioni sulla capacità extrasensoriale. Essenzialmente vi ho parlato dell'empatia vista nella formazione della percezione, vi ho parlato dell'empatia e le relazioni sociali, vi ho parlato della comunicazione telepatica, vi ho parlato della presenza di un cervello nuovo, di un cervello che abbiamo sempre avuto, ma che fingiamo di non ascoltare, che sta nel nostro stomaco. Vi ho parlato delle basi dell'empatia e l'esperienza mistica. Vi ho parlato del rumore di fondo, vi ho parlato della prescienza, vi ho parlato del colpo di genio e il déjà vu. Cioè, vi ho parlato di tutta una serie di fenomeni che avvengono dentro di noi e costruiscono le relazioni col mondo, che però sono estranei alla nostra ragione. Cioè, noi praticamente abbiamo tutta una serie di capacità
con cui relazionarci col mondo e che non sono catalogate, non sono schedate, non sono descritte dalla nostra ragione. Vi ho parlato come la capacità empatica in realtà organizzi immediatamente il nostro cervello e subito sopra la capacità empatica si mette la vista, subito sopra della vista si mette il tatto, scusate, e subito sopra il tatto si mette la vista. E vi ho detto che come c'è la sovrapposizione degli organi neuronali del nostro cervello, non è che la precedente sparisca, semplicemente i fenomeni tendono a presentarsi a noi attraverso la vista, più che non come intuizione empatica. Abbiamo parlato dell'empatia e le relazioni sociali, avrei dovuto parlare anche dell'empatia e le relazioni con la natura, però non avevo dati scientifici a portata di mano per fare questo discorso. Vi ho parlato della comunicazione empatica, telepatica, la comunicazione telepatica che non è altra che la lettura di fenomeni non verbali, di comunicazione non verbale, che però avviene comunque mediante la vista. Vi ho parlato del cervello dello stomaco, cioè della capacità di comprendere gli oggetti del mondo, specialmente sia in relazione al cibo che in relazione al benessere del corpo. Vi ho parlato dell'esperienza mistica, cioè la capacità di vedere cose diverse negli oggetti del mondo, cioè trasformare ciò che sono le sensazioni empatiche in sensazioni visive. Ci torneremo su questo perché è parte dell'argomento di questa sera. Vi ho parlato del rumore di fondo, cioè vi ho detto che noi in realtà siamo circondati da un immenso, e questo immenso per noi è come un muro di nebbia, un rumore di fondo rispetto alla nostra mente, però da quel rumore di fondo, da quel muro di nebbia, ogni tanto emerge qualcosa, cioè riusciamo con la nostra intuizione a far emergere qualcosa di nuovo che interiorizziamo. Vi ho parlato della prescienza, cioè la capacità di capire prima degli accadimenti delle cose attraverso una capacità di soggettivare quelli che sono le tensioni del mondo. Vi ho parlato del colpo di genio, un particolare tipo di intuizione che emerge in maniera molto forte dentro le persone e che viene guardato anche dalla scienza e anche dal potere in maniera un po' strana, perché il colpo di genio ogni tanto fa del genialate vere e proprie. E vi ho parlato del déjà vu, cioè del già visto, cioè della capacità di vedere tutte queste cose. E infine, con una maratona pesantissima, vi ho parlato dell'ultimo elemento di questa serie che ritenevo importante per selezionare i fenomeni del mondo, dare importanza, cioè a ciò che noi percepiamo rispetto a ciò che noi riteniamo secondario o non vogliamo vedere, ed era il discorso sulla sessualità. E ho usato il tema dalla sessualità disturbata al dominio del machismo omosessuale. Sì, è stata una grossa maratona questo, perché fra l'elenco dei disturbi sessuali che possono incidere sulla vita sociale e il discorso sul machismo, cioè praticamente sulla lettura omosessuale di ciò che sarebbe l'uomo visto da una donna o visto da una parte femminile, è una cosa abbastanza importante e pesante per fare un discorso di insieme. Però è importantissimo che anche attraverso questo discorso noi riusciamo a comprendere che mettiamo molto più attenzione rispetto alla percezione di fenomeni che coinvolgono i nostri bisogni e i nostri desideri, le nostre emozioni, le cose a cui diamo importanza. Bene, i fenomeni che interagiscono con le cose che noi intimamente diamo importanza, mettiamo più attenzione che non agli altri fenomeni. E c'è anche un parametro di velocità, no? Cioè praticamente percependo due fenomeni diversi del mondo, quello che sollecita i nostri bisogni
sembra che lo percepiamo prima, gli diamo più importanza e gli poggiamo l'attenzione, mentre l'altro tendiamo a scartarlo. Ebbene, questo per quanto riguarda la percezione. Il punto fondamentale su cui voglio mettere l'accento è che per quanto riguarda tutte le capacità che noi vediamo in stregoneria, tendiamo quasi sempre a trasferirle sulla vista. Cioè, essendo la nostra specie una specie che ha concentrato i suoi sensi sulla vista, qualunque intuizione che noi abbiamo, qualunque relazione empatica, qualunque emozione che noi proviamo all'interno del mondo, tendiamo sempre a dargli un'immagine visiva. L'immagine visiva è comunque una capacità descrittiva. Sempre questo lo facciamo. E lo facciamo come specie anche al di là delle nostre specificità. Dice un articolo della Stampa, tanto per chiarire il concetto, è un articolo della Stampa del 4 aprile 2007, per la mente c'è solo il Technicolor. Va sottolineato, è un articolo a firma di Tommaso Vecchi dell'Università di Pavia. Va sottolineato come queste differenze nelle strategie cognitive siano modulate dall'età in cui è insorto il deficit visivo. Per la mente c'è solo il Technicolor, il sottotitolo è Neuroscienze, team italiano ha analizzato i comportamenti e le funzioni cognitive di un gruppo di non vedenti. È sufficiente un racconto, una lettura oppure un insieme di suoni o di odori per stimolare percezioni complesse. E dice, va sottolineato come queste differenze nelle strategie cognitive siano modulate dall'età in cui è insorto il deficit visivo. Nel caso di uno congenito, cioè uno che è cieco fin dalla nascita, il sistema cognitivo si abitua da subito a funzionare in mancanza della percezione visiva. Ciò si riflette nell'organizzazione cerebrale dove, grazie alla plasticità corticale, aree deputate all'elaborazione di stimoli visivi vengono reclutate da stimoli tattili o acustici. Nel caso di un'insorgenza più tardiva del deficit, cioè le persone diventate cieche più tardi con l'età, questi meccanismi di riorganizzazione cerebrali appaiono meno sviluppati. A seconda del compito, i ciechi congeniti possono ottenere migliori prestazioni rispetto ai ciechi tardivi o viceversa. Queste ipotesi sono state vagliate attraverso analisi, eccetera, eccetera. Pratica, anche se uno è cieco, comunque il nostro apparato di elaborazione mentale di tutti i fenomeni che noi percepiamo mediante i sensi vengono quasi sempre tradotti in immagini visive. Naturalmente queste immagini visive possono essere più o meno coerenti, per esempio a seconda di tutta una serie di elementi. Per esempio, se noi abbiamo memoria, una persona che ha perso la memoria non riesce neanche più a proiettare delle immagini visive partendo dagli stimoli verso il futuro, ma vive soltanto il presente e le sue immagini visive sono legate soltanto al presente. Oppure un'altra capacità che noi abbiamo, no? La capacità di vedere le facce anche quando non esistono. Cioè, c'è gente che ha visto la faccia di Padre Pio in un moccio del naso, perché è una capacità della mente di organizzare le facce delle persone, perché attraverso le facce delle persone si trasmettono tutta una serie di messaggi, tutta una serie di comunicazioni non verbali che vengono recepite dall'altro e trasformate in elementi telepatico, per cui abbiamo una facilità notevole di comprendere, di vedere i volti e di leggere
dei volti laddove sentiamo solo delle sensazioni. In pratica, se noi guardando una macchia riceviamo delle sensazioni da quella macchia, quelle sensazioni si trasformano in un volto che la nostra mente proietta sulla macchia, ed è la tecnica delle macchie di Rorschach che usa la psicologia. Oppure un altro articolo del 10 novembre del 2006, è un'ipotesi del Mark Planck Institute: negli occhi segreti dell'uomo, così parliamo con lo sguardo. Gli scienziati, ecco la chiave della nostra evoluzione, in rapporto al corpo sono enormi, più di quelli di un grande gorilla, per i nostri antenati armati di arco e frecce, dice, era uno strumento di caccia prezioso. Mamma e bambino, i bambini imparano a seguire lo sguardo della madre già a 9-15 mesi, in realtà è molto prima. Osservano prima gli occhi, poi l'oggetto che lei sta puntando, infine ritornano al volto della mamma per scrutare l'espressione e controllare se lei è tranquilla o in ansia. Pertanto, ricordatevi sempre questo, cioè l'importanza della vista. E l'importanza della vista è anche importante quando abbiamo alterazioni di percezione che sono dovute a patologie, per esempio allucinazioni, per esempio illusioni, per esempio pseudoallucinazioni. Tutte queste patologie o subpatologie, sia che siano dirette, sia che siano degli effetti di un'altra malattia, vengono ad incidere sempre sulla capacità visiva della persona, per cui diciamo che tutto il nostro apparato di percezione tende sempre a riassumersi, all'interno della vista. Il problema veramente grosso è che noi abbiamo anche delle capacità di prevedere il futuro che dopo si innestano anche sulla vista. Cioè tutte quelle che sono le nostre capacità extrasensoriali, in realtà alla fin fine vengono a tradursi... Ma però accidente, ho sbagliato. Ai, ho sbagliato pezzo. Vabbè, niente, ho sbagliato a portarmi più. Vengono a tradursi praticamente sulla vista. Per cui noi, quando abbiamo l'intuizione di vedere il futuro, in realtà anche l'intuizione di vedere il futuro, noi abbiamo delle immagini. Cioè noi effettivamente vediamo delle cose. E vediamo il futuro, tanto più noi siamo in grado di liberare quelli che sono i nostri bisogni, i nostri tensioni di sovrastrutture, cioè di descrizioni della nostra ragione. Una cosa importantissima per riuscire a portare la nostra percezione fuori, cioè usare noi stessi, è bloccare il dialogo interno e bloccare il giudizio. Nella società usare lo scetticismo. È quello che ho raccontato quando abbiamo fatto il crogiolo dello stregone. Come bloccare sistematicamente la capacità della ragione di interferire con la nostra percezione. Perché la nostra percezione si traduce sugli occhi. Ma la prima parte, il primo effetto che noi dobbiamo riuscire ad ottenere è quello di impedire alla nostra ragione, alla nostra descrizione del mondo, di usare la sua illusione, di usare il suo apparato allucinatorio per interferire sulla visualizzazione della nostra intuizione che sorge dal profondo di noi. Quando vi ho parlato del crogiolo dello stregone, vi ho detto, noi viviamo per sfida. Il nostro vivere per sfida compatta le nostre tensioni nella vita quotidiana. Compattare le nostre tensioni nella vita quotidiana costringe l'intuizione a schierarsi e a favorire il dispiegarsi delle nostre tensioni. La ragione
per riuscire a riavere il controllo su di noi, che stiamo vivendo per sfida, riempie il nostro apparato percettivo di allucinazione e di illusione. L'unica possibilità che noi abbiamo è fermare il dialogo interno, fermare il corso delle parole, fermare il giudizio o usare l'atteggiamento scettico nei confronti dei fenomeni che ci arrivano dal mondo e nei confronti della nostra capacità di proiettare le nostre illusioni sul mondo. Fermare questo consente all'intuizione di emergere. L'intuizione emerge e tende a trasformarsi in visione. Noi abbiamo una visione delle cose, a noi ci appare qualcosa. E in quel momento interviene la ragione con la sua descrizione a fare la descrizione, l'immagine dell'intuizione che emerge da dentro di noi. In quel momento la ragione dice alla nostra intuizione: tu emergi, però con i miei caratteri, cioè con le cose, la raffigurazione e la forma che voglio io. Ma se noi abbiamo bloccato il dialogo interno e abbiamo bloccato il giudizio, noi cogliamo non solo l'immagine che la ragione ci impone, ma il sentire, il bisogno, il desiderio, la tensione emotiva che sta dietro all'immagine. Per cui non leggiamo più l'immagine dal punto di vista della forma, non diamo importanza alle immagini che viviamo nei sogni, ma diamo importanza alle sensazioni che abbiamo nel vivere quei sogni, alle sensazioni che abbiamo nel alterare la percezione o ad avere immagini del futuro. Allora, se noi diamo importanza alle sensazioni anziché all'immagine, in realtà in quel momento fermiamo il dialogo interno, perché non è più importante il fatto che la ragione ci faccia vedere le immagini, ma noi scaviamo oltre la ragione e andiamo sul sentire. In quel momento si ferma il dialogo interno e in quel momento noi abbiamo una percezione diversa del mondo. A mano che procediamo nella sospensione del giudizio e nella sospensione del dialogo interno, anche le immagini tendono a fermarsi. Cioè tutto quello che le allucinazioni, le illusioni con cui la ragione tende a fermare la nostra intuizione, in realtà tende a sparire, e la nostra intuizione si svolge, si manifesta immediatamente all'interno delle nostre azioni, azioni che sono all'interno del nostro vivere strategicamente, del nostro vivere per sfida, della nostra capacità intuitiva nella società, nel nostro sforzo di comprendere il mondo, nel nostro sforzo di affrontare le contraddizioni della vita. E allora l'intuizione emerge e scorre. E l'intuizione, vi ricordo, che fa parte di tutto quell'apparato che viene via via occupato dal corpo luminoso che cresce dentro all'individuo, per cui noi abbiamo liberato proprio la nostra capacità di percepire il mondo in maniera diversa. Non vi dico dove andiamo a parare quando percepiamo il mondo in maniera diversa. Quello che mi interessa che voi riusciate a capire è che per percepire il mondo in maniera diversa è necessario che anche la ragione sia in grado di porsi davanti al mondo in maniera diversa. Cioè, mentre la ragione, come la usiamo noi quotidianamente, ci separa dal mondo, costruendo delle vere e proprie barriere rispetto al mondo che ci circonda, l'intuizione ci dice che il mondo è fatto da soggetti intelligenti che pensano e che progettano. Se la ragione ci viene a raccontare che non sono importanti il 98% di geni che noi abbiamo in comune con lo scimpanzé, ma sono importanti quel 2% di geni che ci differenziano dallo scimpanzé. In realtà l'intuizione ti dice: guarda che sono importanti il 98% di geni che ci rendono uguali allo scimpanzé, perché quel 98% di geni ci dicono che noi siamo uguali a tutto il resto della natura. È vero? Ci siamo adattati in maniera diversa per costruire qualche cosa di diverso, ma noi siamo sempre quel 98% di geni.
e la capacità di comunicare con lo scimpanzé, come la capacità di comunicare con gli alberi, o con la mosca, o con le api, o con il filo d'erba, noi continuiamo a conservarla dentro di noi. È solo la ragione che, dando importanza a quell'infinitesima parte che ci diversifica dalla specie più vicina, in realtà vuole separarci dal resto della natura. E allora cambiamo l'ottica con cui guardare il mondo, cioè cominciamo a guardare il mondo invece con le cose che ci rendono uguali al mondo, che ci rendono assieme al mondo. Cominciamo a pensare il mondo come una parte integrante di noi. Noi siamo esseri della natura. E cambiare questo modo di vedere le cose, di rapportarsi, ci rende effettivamente esseri della natura. E avevo degli appunti, però mi sono dimenticato di là gli appunti e non ho nessuna possibilità di andarli a prendere. Comunque, importante per riuscire a cambiare la nostra percezione del mondo è cambiare i nostri occhi con cui guardare il mondo. L'acqua è essenziale alla vita, ma anche la terra, l'aria e il fuoco.